Sindaco, finalmente zona bianca, riparte un po' tutta la città, riparte l'economia. Non ci saranno restrizioni però? Intanto, notizia importante, l'avvio della zona bianca, insomma, firmata e sottoscritta dal ministro Speranza, un risultato importante, frutto di un'attività congiunta delle istituzioni e soprattutto, consentimi di ricordarlo, dei nostri sanitari che continuiamo a ringraziare anche in questa fase, che accompagna, ovviamente con la campagna vaccinale, un'attività sanitaria che è in campo dall'inizio della pandemia. È una zona bianca che non deve essere letta come un punto d'arrivo, come un traguardo, è un passaggio importante che ci consente di rilanciare una ripartenza che di fatto è già in atto nella nostra città da diverse settimane. Siamo riusciti a contenere la diffusione del contagio, mai ad andare in sofferenza anche per quanto riguarda la gestione delle scuole, nessuna chiusura, però non deve essere appunto considerato un traguardo, ma un punto importante che deve consentirci di accompagnare la ripartenza con un atteggiamento ancora prudente, che non possiamo correre il rischio di tornare indietro nel momento in cui la campagna vaccinale, grazie soprattutto all'apertura alle fasce più giovani che abbiamo chiesto da tempo, sta imprimendo un'accelerazione importante, significativa, e proprio dai giovani, dai nostri ragazzi sta arrivando il segnale più importante di fiducia nella campagna vaccinale come unica strada che abbiamo per uscire dall'emergenza pandemica. C'è una discussione, insomma, in alcune realtà territoriali in merito all'introduzione di limiti o restrizioni territoriali rispetto alla zona bianca. C'è Pescara che valuta, anzi, la chiusura a mezzanotte. Sì, c'è una valutazione in particolare in questo momento sul cosiddetto coprifuoco. Noi con i nostri uffici, sia la Polizia Municipale, l'Ufficio Commercio, stiamo ragionando. Al momento non riteniamo che sussistano le condizioni per introdurre misure specifiche. Vediamo quale sarà la reazione, quale sarà anche il comportamento, anche l'evoluzione della situazione sanitaria, ma in questo momento devo dire che grazie alla collaborazione di tutti e soprattutto all'incremento della campagna vaccinale dei nostri ragazzi, guardiamo al futuro con speranza, fiducia, con coraggio verso questa ripartenza, senza abbandonare la prudenza. In ogni caso, con la prefettura e con tutte le forze dell'ordine ci saranno ovviamente nel corso già della settimana dei momenti di confronto che devo dire, a differenza di altre realtà territoriali, sono già state fatte nella nostra città, perché non è mai mancato un momento di confronto con tutte le forze dell'ordine, con la prefettura, con tutte le istituzioni preposte al controllo, che ringrazio. Quindi abbiamo anticipato i tempi, abbiamo sempre adottato le misure commisurate al tempo che stavamo vivendo. Pensiamo ad esempio a quell'ordinanza che il Comune di Teramo, che la città di Teramo ha emanato qualche mese fa e che ha dato dei frutti importanti. La collaborazione, il senso di responsabilità da parte di tutti, però ci deve accompagnare anche in questa fase.